Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School. Uno sguardo stamattina alle ore 10:36 sul mercato delle cripto ed in particolare sulla regina, su Bitcoin, che ha subito ovviamente lunedì un importante ritracciamento, un importante ribasso, come vedete, andando addirittura a toccare un minimo a 30.100 dollari. Come vedete, in tutto questo oscillare tipico dei mercati e soprattutto del mercato delle criptovalute, e in particolare di Bitcoin, che per eccellenza è la più capitalizzata, la più conosciuta e quindi la predominante sul mercato, dopo vedremo i dati più specifici. In questo momento sta quotando un 38.260, quindi ha recuperato veramente in maniera importante in pochi giorni, perché comunque considerate che in pochi giorni quindi ha recuperato gran parte del terreno perduto e siamo di nuovo a ridosso quasi di 39.000 dollari rispetto ai 40.000 rotti che è stato il recente 41.000, esattamente, eccolo qua, 41.000 erotti di massimo storico che ha quotato domenica scorsa. E quindi da questo punto di vista vediamo che stamattina ha fatto un 38,8 di massimo, adesso sta correggendo giustamente perché come sempre, vede, ci sono le oscillazioni, salgono, poi chiaramente storna per le prese di beneficio e tutto quello che è normale in questo tipo di mercato. Adesso sta riprendendo, un'altra pausa simile a questa, però vedete che la traccia è ormai quella di un trend rialzista, quindi di un ulteriore incremento del valore di Bitcoin nel medio periodo. Bene, adesso andiamo a vedere uno sguardo sul mercato generale delle criptovalute, ma prima vi volevo far vedere un post che ho pubblicato proprio pochi minuti fa su LinkedIn per quanto riguarda l'analisi grafica che propone un portale che sto seguendo con interesse, che si chiama thebitcoinstreetjournal.com. Che appunto fa delle analisi grafiche molto interessanti e come vedete allora il post di The Street dice una bandiera ribassista, no? Oppure un biglietto per volare a 45.000. Chiaramente la mia personale opinione è che sia la seconda, quindi verso 45.000. Come avevo detto proprio all'inizio settimana, in tempi non sospetti, che comunque sarebbe stato il prossimo target da confermare. Una strada lunga è un mondo nuovo, è una relazione diversa che noi dobbiamo avere con questo sistema, diciamo, economico, individuale e personale che rappresenta Bitcoin e le criptovalute, che sicuramente è pieno di sorprese, è pieno di novità ogni giorno, ma per fortuna che appunto c'è la blockchain e la criptovaluta. Avremo occasione ovviamente di parlarne, magari in un video che cercherò di dedicare per offrire ai miei ascoltatori e ai miei followers la possibilità di approfondire una tematica che ritengo assolutamente importante. Ma vediamo più esattamente i numeri naturalmente del mercato, che sono esattamente questi: 8.257 criptovalute quotate su 33.972 mercati, e di nuovo, signori, siamo oltre un trilione di capitalizzazione in dollari di tutto il mercato, di cui Bitcoin rappresenta il 69,3%. Vediamo subito, ovviamente l'incremento rispetto all'ultimo prezzo medio di ieri è del 10%, in questo momento 38.243,
e su base settimanale ha un progresso del 3,59, nonostante tutto quello che abbiamo già visto. Ethereum rifà ovviamente da sponda, e anche quello sale dell'8,15%, però ha un segno negativo su base settimanale. Vediamo altre cose importanti. Ripple comincia a segnare il passo dopo aver ripreso un po', diciamo, il terreno perduto. Polkadot continua a stupire gli investitori, e anche stamattina mi mette a segno un più 25,51, portando l'incremento su base settimanale dell'11,49. Litecoin in notevole progresso. C'è denaro sul mercato, su questo tipo di mercato c'è grande interesse, e quindi tutti ne beneficiano in maniera diversa. Vediamo qualcosa di eclatante. Questa Aave 4,37, 21, 28 su base settimanale. Synthetix meno 3,24 oggi, però più 27 su base settimanale. Maker, che abbiamo visto ieri, continua ovviamente la sua fase positiva, con un 44% su base settimanale. Zcash 66% su base settimanale, quasi il 9% oggi. E vediamo un po' altre minoritarie che chiaramente sono sconosciute alla grande massa, però vedete che ci sono degli incrementi anche notevoli. Questa addirittura mi fa un più 26%. Ma come sempre non è l'unica. Vi volevo proporre questo sito che si chiama coin360.com, in cui ovviamente fa una schermata. Ecco qui, dal punto di vista proprio cromatico, vi potete vedere l'andamento delle principali cripto, salvo ovviamente qualche cripto in controtendenza, come per esempio Ripple, che è questa qui, che è meno 0,72, Bitcoin SV, che in leggero ribasso, e questa qui che è ribasso. Ma un'altra cosa mi permetto di farvi vedere, che potete verificare questo sito, un qualcosa di assolutamente atipico, un qualcosa di particolare, che significa le prime 50 criptovalute, che minoritarie in questo caso, che hanno avuto performance in termini assoluti. Quello che salta all'occhio è esattamente questa. Vediamo insieme. Allora, oggi Endor Protocol, che potete trovare tutti ovviamente i dati e le informazioni su questa schermata specifica, compreso anche il fattore grafico, che adesso, se mi va in caricamento, vediamo un po' così. Ecco. Il grafico dice tutto, no? È impressionante. Cioè 316,7%. Ovviamente non è una criptovaluta molto capitalizzata, siamo intorno ai 51 milioni rispetto ovviamente ai miliardi di Bitcoin, di Ethereum, eccetera. E in questo 24 ore ha avuto un volume di 7.772. Quindi i sottoscrittori e i possessori di questa criptovaluta sicuramente possono ritenersi soddisfatti. È altrettanto vero che, essendo una criptovaluta sconosciuta ai più, è anche abbastanza improbabile che qualcuno che sta all'ascolto magari l'abbia in portafoglio. E ovviamente il mio più grande augurio è che qualcuno veramente la possa possedere. Altrettanto vero che comprarla oggi sarebbe una follia, perché evidentemente i volumi bassi corrispondono sicuramente in questo caso a un grande rialzo, però mi piacerebbe vederlo nei prossimi giorni, magari andremo a vederlo insieme. Ok, adesso vediamo un po' anche altre, però come questa qui mi fa un più 57% da inizio giornata, un più 59, un più 69, questa qui andiamo a vederla nello specifico, rialto più 69,38, solamente da oggi, da mezzanotte di oggi, insomma. Oppure possiamo addirittura anche andare a vedere questa QNT, la prima, che verosimilmente, come avete visto, ha un flottante molto basso,
stiamo parlando di 3 milioni su 215 milioni di dollari, che comunque non è una capitalizzazione proprio minimale. Quindi questo è un mondo ovviamente talmente vasto e talmente pieno di sorprese che vale la pena semplicemente osservarlo con la massima attenzione e anche con la massima prudenza. Quindi se ci sono particolari novità, sarà mia cura informarvi prontamente. E con l'occasione vi auguro una buonissima giornata. Grazie dell'attenzione e a presto.